Siamo con Andrea Ortis che ha scritto e dirige Il Vaillant di tutti. Ecco, sulla storia io direi poco o nulla per non togliere anche il gusto poi della scoperta una volta a teatro, ma mi soffermerei invece sul tipo di proposta e anche in qualche modo su come si è svolto un lavoro che immaginiamo oltre che di scrittura e anche di ricerca e poi di proposizione di quanto in qualche modo eh, messo a nudo. Sì. La forma è il teatro di narrazione. Eh, è una forma mh, particolare che prevede alcuni piani del racconto, eh, meglio alcuni tempi nei quali in questo racconto si svolge. Il primo piano del racconto, il primo tempo, è il presente. C'è un narratore, un attore che porta in scena se stesso, nudo, senza, nudo nel senso non, non è vestito di un personaggio particolare, è un uomo che racconta dei documenti storici. Lo fa in questo caso con alcuni elementi, animazioni 3D, rendering e altro, e partecipa agli accadimenti. Il secondo piano del racconto è invece il passato. C'è in un ambiente scenografico dettagliato e particolare un velo, e quindi alcuni personaggi che hanno fatto parte Parte della storia del Vaillant che è il fil rouge, ma non è solo questo il racconto. Ehm, impersonificano proprio il progettista della diga del Vaillant e Tina Merlin, una giornalista che ha eh, combattuto a fianco delle, della gente di montagna anni prima che la catastrofe avvenisse. Il terzo piano è quello invece musicale canoro che immagino Antonio, con il quale ho avuto il piacere di confrontarmi e lavorare artisticamente già da un anno e mezzo. Eh, ecco, si è lavorato proprio su questo dialogo tra musica e racconto affinché ci fosse una forte sinergia e le parole fossero eh, ad utilizzo della, della musica e viceversa. Eh, tutto ha un allestimento scenografico particolare con l'utilizzo di qualche materiale che la scenografa, Lara Carissimi, ha eh, studiato dopo un approfondito corso alla Scala di Milano. Eh, in più c'è un ensemble vocale eh, diretto dal maestro Continillo che eh, partecipa anch'esso nella ricostruzione di alcuni particolari eh, momenti. La squadra è la squadra diciamo di Overture, perché è chiaro che l'aspetto anche tecnico eh, di progettazione, di costruzione lignea o mh, della carpenteria metallica. Insomma, è una squadra già diciamo, assodata e eh, il test eh, del 27 è eh, la possibilità di andare in un paese che il dolore l'ha vissuto in maniera forte. Ho usato l'ha vissuto, ma lo vive perché il racconto è anche questo: cioè, non è solo la ricostruzione di un fatto storico o di un, o di un dolore che ha connotati catastrofici, ma è il racconto del dolore che chiunque di noi prima o poi incontra nella propria vita. Ecco, un dolore che come ha specificato anche lei in conferenza stampa, però poi in qualche modo eh, rappresenta diciamo uno, uno step da cui parte una speranza. Anche nel titolo lo troviamo. Eh, mi è piaciuto un passaggio nella sua conferenza stampa. Eh, molti anni fa eravamo forse abbigliati diversamente, ma poi lo spirito che contraddistingue noi italiani che appunto sia il Bayon, San Giuliano o qualsiasi altra situazione in cui bisogna mettersi in gioco. Prevale e quindi in qualche modo c'è questo riflesso di speranza. Sì, c'è un riflesso di speranza, è una sottile ma tenacissima linea del racconto. Non è solo il racconto di un dolore enorme, è un viaggio eh, nell'Italia degli anni 30 fino agli anni 60, ma anche nell'Italia e nella nostra umanità italiana. Sì, cambiati, cambiano i dialetti tra Veneto, Friuli e Molise o, ehm, e sono cambiati un po' i tempi. Sono qua, passati quasi 50-60 anni, ma in fondo siamo gli uomini che eravamo e siamo le donne che. Che eravamo, pregi, difetti comuni. Il dolore a volte scatena stranamente, comunque, una grande partecipazione, una grande solidarietà e spiccano non solo chiaramente eh, tutti quegli aspetti negativi e terribili che eh, chi non l'ha vissuto in prima persona non si può nemmeno permettere di raccontare, ma anche eh, un sacco di gente, eh, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, magistrati, eh, non dico la parola eroi. Perché, se, perché questa gente non è eroica, fa il suo mestiere no? e lo fa bene. E questo spesso capita anche nella grande solidarietà che si scatena in Italia con molte offerte e altro, capita proprio se siamo stimolati da questo dolore e paradossalmente dimostriamo di essere davvero lì uniti. Eh. È paradossale, ma è anche, eh, sarebbe scorretto non dirlo. <music> Siamo con Antonio Cocomazzi che ha firmato le musiche originali del Vaillant. Di tutti, ecco sicuramente, soprattutto applicato a questo tema, a questo tipo di proposta artistica, la musica dal vivo ha una dimensione importante, soprattutto poi quando diciamo è una esecuzione originale di una partitura. Originale. Partiamo proprio dall'inizio di questo lavoro, come è nata la genesi appunto di questa uh, di, di quest idea, di questa uh, uh, costruzione anche dal punto di vista della colonna sonora? Beh, è nata innanzitutto dal, dal, dal feeling che si è creato immediatamente con Andrea, che è il regista il quale mi ha contattato per eh, supportare eh, la storia dal punto di vista musicale. È una storia particolare perché ovviamente è una vicenda drammatica, però che stimola sicuramente dal punto di vista musicale e così è stato, mi sono catapultato nella storia, l'ho studiata e così sono nate musiche per pianoforte. E anche per pianoforte e strumenti a fiato, infatti sarà musica rigorosamente eseguita dal vivo, dal sottoscritto al pianoforte e da un musicista di, di, di pregio, che Pericle Odierna, che è un polistrumentista, quindi lui eseguirà i brani al clarinetto, clarinetto basso, sacco soprano, fagotto, strumenti etnici, cioè sul palco anziché avere più musicisti, ne avremo uno solo. E, e la musica mh, patisce il testo affrontato in, in tutti i sensi e cerca nei punti cardine della storia, richiesti appunto dal, dal regista, di, di sostenerli, contemplarli, elevarli. E, mh, una musica comunque riflessiva, eh, intimista, che, mh, il cui scopo non è altro eh, magari di indurre gli spettatori, gli ascoltatori. Eh, anche i più giovani soprattutto, di, di indurli appunto a riflettere, a fare un esame di introspezione eh, perché appunto sono storie sepolte dal tempo, quindi grazie a queste iniziative riemergono eh, alla luce. Ecco il ricordo, la riflessione ma anche la speranza, come si traducono poi in note? Eh, soprattutto in un momento storico se vogliamo in genere in cui forse sarebbe comunque opportuno soffermarsi a pensare fermiamoci proprio su questo concetto anche grazie alla musica in questo caso eh, la musica composta è la traduzione del proprio stato d'animo quindi quello che ho percepito io nel studiare la storia il copione ho cercato di trasferirla in musica Personalmente, però, l'obiettivo è quello di, eh, eh, di rendere fruibile a tutti e che tutti possano eh, immaginare di averla scritta. Questo è le, diciamo, lo, lo scopo difficile da raggiungere. E, però, ecco, oltre alle, agli strumenti diciamo così, presenti sul palco, eh, sul palco, saranno presenti anche mh, delle voci. Questo volevo sottolineare perché è, è un colore in più quindi voci che possono apparire etere e angeliche anche per sottolineare certi eventi narrati durante la, la storia. Ultima domanda questa volta sul rapporto anche con questa sorta di officina artistica che è l'associazione Overture. Eh, come ci si trova a confrontarsi anche artisticamente oltre che umanamente in un laboratorio in continua evoluzione in cui c'è diciamo, sicuramente la voglia di eh, creare eh, dei de, de progetti teatrali, delle opere, ma sostanzialmente in un percorso univoco comune che è una prospettiva pensiamo che prescinde anche un po' da questo. Devo dire la verità, per me è stata una grandissima scoperta. Sono um, un'associazione um, un um, composta da persone estremamente professionali con i quali mi sono trovato benissimo, c'è stato da, da subito un, un, un lavoro di interazione eh, totale con tutti i componenti, cioè con il regista, con Lara Carissimi, scenografa, costumista, con tutti i componenti e, e c'è stato proprio un, un lavoro sinergico e, e questo è importante, quando da subito trovi il feeling eh, affinché eh, mh, lo scopo sia raggiunto nel miglior modo possibile.